Sono tremendi illuminati. Sono tremendi eccezionali. Tremendi raffinatissime. Buonasera amici sportivi, al vostro Mario Matteoli che vi parla e vi saluta. Oggi l'incontro per i pesi piuma. Amici, benvenuti alla terza puntata della seconda stagione di Tremendi Podcast. Podcast guidato da Dubbing Marche, che è qui in persona. Salve. Zio Pecos, di cui stasera sono l'unico rappresentante, e siamo al Pacianca Bistrò. Le notizie del giorno, come al solito, per una radio più pura, per una radio più serena, sono: Cingoli, Mario va alle poste col trattore. A rote. Milano, oggi è stata una giornata di sole. Rimini, operaio viene lasciato dalla fidanzata. Ma non gliene frega un cazzo. Allora, abbiamo invece questa sera ospite due amici. Due grandi amici. Ma che dico amici? Due amici che sono il doppiatore marchigiano, pensate voi. Come fratelli proprio, fratelli cugini. Quasi. Doppiatori marchigiani. Doppiatori. Diciamo, che poi io, qui c'è Riccardo che mette la voce di solito, no? Ma stasera abbiamo anche. E io ci metto. I soldi. Alberto ci mette, lo capì, io ci metto lo stupido, ecco. E quindi questa sera vi facciamo conoscere. Ma io costo. Ce ne vuole sempre in due. Sempre io in capoccia ce ne vuole sempre due. Sempre due. Pure una a tre se voglio giocare. Anche a briscola. Anche a briscola a tre? A briscola è il famoso trisom. Però non ci arriva mai un cavallo a noi anni, è quello che non capisco. Sembra la fande. Io non capisco perché. Alberto, però. Siccome Alberto mi dice sempre vanno liscio. La faccia, anzi la voce, la mette sempre Riccardo. Stasera facciamo parlare Alberto, grande autore del doppiatore marchigiano. Grazie. E anche quello che tiene un po' le briglie. Sì, diciamo che lo porta a spasso, ma dato la 104 adesso quindi non viene meno tempo. Stiamo a puntare parcheggiato le strisce gialle, non è facile. Non è facile perché io ho solo il 50% di disabilità, punto il 100, non è facile. Adesso vedo se gliela facciamo a stroppiarci un altro pochetto, però sembra che mi serve un combattere. Già comunque siamo abbastanza, sì, dico sì. Siamo e mi ci metto dentro. Sì, ma tutti, qui io pure mi ci metto dentro tanto. Ma che si mangia? Ci vuole lo pullman con lo scalichetto, aiuta il mondo a su. La ramba. Allora, io c'ho subito una curiosità per Alberto. Alberto, ho saputo, parlavamo a cena, che tu sei anche quello un po' che cerca di contenere poi le cazzate che vengono le esuberanze. Partiamo con l'italiano, le esuberanze del Riccardo. C'è tanto da fare oppure? Sì, non ne posso più, io non gliela faccio ancora, a 40 anni che lo conosco, ma ancora non lo paro come dice nonna. E che te devo dire, quando ne ha fatte? Tutti i carabinieri, i pompieri, ambulanze, vecchi e bambini, non certene. No, però d'altronde tutti i mezzi con i lampeggianti. Sì. Non me posso lamentare io pure. Le iete cercarne tutte comunque. Sì. E che volevo fare? Finché no. Ci sta. Quindi c'è da censurare. Adesso non vorrei aprire una puntata sul politicamente corretto. Che quindi. No, infatti no. Però dai, possiamo portarla avanti. Che te devo dire? C'è peggio nella vita. Anche scorrettamente. Quella volta eravamo agli inizi. Spettacolo, già davanti 500-600 persone. Riccardo comunque è bravissimo perché si è improvvisato un monologhista, un improvvisatore veramente. Ci siamo sorpresi anche noi, però a un certo punto, dopo un'ora e mezza, poraccio, non gli abbiamo fatta più a tenerlo, raccontava di quando con la Vespa su due ruote, contro Mind, super strada, attraversava e qua e di là. A un certo punto il presentatore gli fa: "Ri, però ti sta anche le forze dell'ordine, magari non so se te conviene". E lui, giustamente, proprio politically corretto, ha detto: "Ma che cazzo capisce, questo è Carabinieri". fino a qui ci stava. E poi pure della massa, porca. Cioè, ha attraversato. Si è messo lo carco qui. Quattro categorie sociali, lui il nuovo ci ha scritto tutti, ci deve una regolata, ragazzi. Per vabbè, dire. Ma perché non era maresciallo, se no. Non lo fa. Allora, comunque per proteste scrivete pure Radio Serena e il numero non c'è più il numero. No, non c'è più. Non c'è più, però risponderanno serenamente alle vostre proteste. Risponderà in persona chi? Gino De Vucentò. Gino Lungo. Sì, dai. Bravo. Pino Sgardafoni. Ah, Pino Sgardafò, mi sbaglio. Io sono incuriosito perché adesso
anche noi abbiamo, insomma, noi Zio Pecos dalla nostra parte, molti concerti, abbiamo incontrato tantissima gente, no? Sì. Anche i più particolari. Tanto particolari, gente veramente bella, ma anche tanto brutta, non pensavo. Io ti chiedo qualche aneddoto su qualche serata un po' particolare. Una serata particolare, diciamo che una delle che ci è rimaste proprio più spremute sulla testa, a me Alberto, se posso usare un italiano corretto, è stata a Grotta a Mare. E niente, praticamente noi utilizziamo per i nostri biglietti, per i nostri spettacoli, un circuito. Un circuito, ecco, un circuito, non mi viene il nome, non si può fare pubblicità perché se no li chiama tutti, ma non gli risponde niente. Ma a parte questo, stavolta ho voluto fare una cosa molto più sofisticata e noi avevamo un solo circuito che si chiamava Floriano. Floriano è un grandissimo mercenario perché c'ha un negozio che vende i gomitoli dell'ANA Grotta a Mare quando c'è 40 gradi, d'inverno è chiuso, d'estate è sempre aperto 24 ore, gomitoli dell'ANA, cashmere, tutto quanto. È fuori stagione perché costa meno. Costa di meno, ma gli ce ne può anche di meno, capito? Dopo questo che fa? Per fermare la gente e comprarli li tira alla nazionale, dall'Adriatica, si chiappa sulla testa, c'è 2 euro di sconto. E in tutto questo praticamente noi l'abbiamo chiamato per vendere i nostri biglietti e incitarlo a rispondere al telefono, perché l'unica persona che poteva venderci i biglietti era Floriano. E quando lo chiamiamo diciamo: ciao Floriano, siamo il doppiatore marchigiano, allora sei pronto per questo spettacolo? Abbiamo venduti solo 20 di biglietti, speriamo bene, speriamo bene. Ho detto, manca 3 settimane, ho capito, però non lo so. Va bene, io ho detto, tranquillo che adesso iniziamo a pubblicizzare la serata. Quindi il giorno dopo con Alberto abbiamo fatto una storia sulla pagina del doppiatore dove dicevamo: mi raccomando, comprate i biglietti per lo spettacolo del doppiatore, ma soprattutto fate compagnia a Floriano. Floriano è una persona sola, è una persona malata, una persona che ha bisogno d'affetto. Quindi dopo aver comprato il biglietto, coccolatelo, amatelo e fatevi sentire che gli volete bene. Beh, da lì abbiamo venduto in 3 giorni 150 biglietti e Floriano gli si è scaricato il telefono, ha fatto un macello praticamente, c'era un compleanno della nipote, non c'è stato manco per la foto della torta, si è dannato. E poi la figata di Floriano, che quando perché alla fine è birbo Floriano. Floriano è un paraculo, perché male. Perché io su la gnocca gli piace, capito? Allora che faceva? Quando lo chiamava sul cellulare, quando vedeva che sulle foto che faceva? Se salvava il numero, se c'era uno dei 70-80 anni lo bloccava, manco il biglietto gli veniamo. Se invece c'era una dei 20-30 anni, ciao, sono Floriano, quello del biglietto, 2 euro te ce le metto io se mi passi a trovare qualcuno. Abbiamo a che fare con un professionista. Capito? 2 euro poi. Fino a che è arrivato che gli ha telefonato da mezzo centro Italia e a chi veniva da sopra 200 km, soprattutto le donne, dice: guarda, per 15 euro non partì per venire a vedere il doppiatore, ma è pericoloso la notte, i lavori sull'autostrada, vi facete male, state a casa, capito? Grande. Oppure fermetevi a dormire da meglio, dice Ah, Floriano. Floriano, ci ho le coperte buone con la lana di mamma, capito? E non vi fa manco lo sfogo. Fatti a ma, perché? Fatti a ma, capito? Cioè gli all'uncinetti fatti con il moto piccolo, lascia aperto. E dopo, vabbè, ce lo siamo portati allo spettacolo. E quando è venuto lo spettacolo, lui proprio orgogliosamente disse che era tutto vero, questo, capito? E soprattutto il biglietto. Per essere vero dovevi mandare lo screenshot della contabile del bonifico, se no non entravi. Nemmeno un hotel basta di sapere quando scappavi a Grotta. Floriano non si fida. Floriano è persona malfidata ma mezza salvata. Grotta a Mare. Grotta a Mare, sì. Teatro dell'energia. Che poi è iniziato con un evento fortissimo, che questo lo racconterà Alberto, che è stato una... Beh, allora, dopo continuito, però insomma la premessa lì, ci avevano chiamato questo organizzatore di eventi che diceva: guarda, io vi chiedo di venire a fare uno spettacolo da noi, il prequel del vostro spettacolo sarà un cortometraggio, poi facciamo una cosa con i bambini, una cosa molto carina, leggera, e poi avete tutto il palco per voi fino a quando volete. E niente, cominciamo Danza del Ventre. Quindi due cinquantenni che hanno fatto
2 ore di pilates alla palestra, tanto da Floriano. Io sbattevo tutto ferraccio con 5 centesimi addosso, snazzicava a sangue, non gliela facevo. Ma io ci spezzo il femore a questa se non mi lascia perdere a ballare, guarda. Il pubblico rumoreggiava. Quindi leggeri. Basta, tutta l'idea! Poi non gradiva. La ragazza che canta Mia Martini. Così. Pure senza e niente, gente cacciava Lu Martini per bere, però per passare mezz'ora. Dopo Mia Martini, cortometraggio sulla violenza di genere. Ma... e 20 minuti di cortometraggio sulla violenza di genere, noi li abbiamo visto da bestemmiando dalla parte di dietro. Video, Riccardo, non so che ci capito tu, però. Ma niente, era su l'LGBT giochi MB. Praticamente era due donne. Capisci che me ci vuole l'avvocato? Un gioco della vita. Poi puoi ricapire. Era due donne che s'amavano, ma. Più che certe discorre, castagne sui denti. Dici, certi marrovesti. Che te piglia ancora un tutaco più forte. Pam, cam. Niente insanguinate, però se vuole tanto lei, capito? Però era la violenza di genere, però dico alla fine se semina tra donne che volete, cazzi loro, no? Io... Vabbè, e la pesantezza della situazione, a un certo punto il presentatore esce sul palco, la gente forse già vedeva un barlume di speranza, fa, no adesso cortometraggio del geometri di porto. E niente, no, cortometraggio sulle livelle, su come fa la gettata, ecco come mette a dritto le foratelle, e lì le persone hanno cominciato a gli via, gli comprava la corda per imbiccarsi, gli ha voluto proprio... vi hanno proprio lanciato lo spettacolo, no? Hanno caricato il pubblico in negativo alla nostra Brindisi, ecco. Della bassa. Sì, a proposito della bassa, esatto. Non è facile a volte negli spettacoli. Io mi ricordo quando quello che più mi infastidisce è quando, che ne so, all'inizio fai qualcosa di più, perché noi abbiamo uno spettacolo così acculturato, però magari ogni tanto provi a mettere qualcosina. Ivan Graziani, De André, inizia il brano strumentale e là vicino c'è la ruota. 4 un prosciutto. È vero, le disgrazie ce ne capita tante durante gli spettacoli. Tipo una volta stavamo a Pedaso, bellissima, l'ha voluta il sindaco questo spettacolo, basta, lo dovete fare, era sotto Covid. Siamo andati a fare su spettacolo, per forza la data che aveva avuto il sindaco era 7 volte sold out, perché man mano sotto Covid le persone morivano, allora ci cazzo si è liberata la fila, venimoli, no? E ne abbiamo venuti in altri 10. Alla fine, tipo, tenia 300 posti, avremmo venuto 1000 biglietti, a fare un spettacolo sarebbe state 70 persone, capito? Però era venuto, la metà era morti. Però a parte questo, che era lo meno, quando arrivo lì, su sto teatro, praticamente era lo teatro della parrocchia, no? Ma lo prete si era rotto il femore e non poteva accendere la caldaia. Dentro lo teatro faceva 7 gradi e fuori 12. Andrimo, fumamo tutti praticamente dall'aria, faceva condensa. No, che poi ha fatto anche lo scienziato. No, qui facciamo 24 watt a testa, fra 3 ore che fa 12 gradi, tranquilli. Ha fatto anche lo scienziato. Le persone tutti le stallattite sul naso. Ma pare ma è strutto, eh. Sì, sì, chi è con la valunazzo gli si fermava a metà perché gli si celava. Ma la figata era che tutti portavano le mascherine perché era sotto Covid. E quando rideva tutti uguali, sfiatava come i treni, capito? Ride, ma noi non ne potevamo più. A metà si di via che morti del dritto che si celava, si scalava con un altro. Ma la meglio è stata un tratto durante lo spettacolo, un vecchio si alza. Ho detto, scusi, ma dove va? Mi saluta da lontano, gli ho fatto, ci vuole che vado via, ci vuole che vado via. Ma dove vai? Mi sono scordato di via la medicina, cioè pure non riammango la casa. No. E pare uno scherzo, mi è venuta da una maga, capito? Io ho detto Vanni, ma sta che veni, e no, la macchina ce l'ho parcheggiata lontano per quando vengo è finita. Però non sappiamo mai se quello della casa c'è mai arrivato, capito? Dopo è stata forte lo sindaco che ha voluto quella data e visto il giorno stesso si va a fare la terza dose e non c'è manco venuto. Quindi quindi le paralisi si è sprecate quando gli erano mannate, cioè ci sono venuto quando li voluto tu e manco c'eri. Speriamo che domattina non ti svegli a zampe pari. Eccoci, da cuci, da me. Alberto intanto. E l'assessore ha detto grazie che siete venuti, ma speriamo di non venirci più. Io ho detto. Infatti aspetta, se non ci siamo scappati più, scappiamo a Grotta a Mare, perché
fra l'altro in accordo con l'ANAS, quando c'erano i lavori a Grotta Mare, poi c'è scappato tutti a pedaso. E sai che faceva? Non bucciava niente. Lo sindaco si metteva con la sedia di plastica davanti al semaforo, non era la cucina. E con la gnae, lo semaforo che faceva rosso e verde, quando c'era troppa mira, arancione, lammeggiava via tutto, non passava più ogni giorno. Ma che belle parole italiane. Ah, te lo giuro. È andata così. Però scorre meglio sull'Adriatica che sulla Toscana. Ma certo. Quindi, ANAS viaggiare informati. Qui abbiamo una testimonianza veramente importante. Io ricordo invece una gara di Rutti prima del nostro concerto. Ah, però sì. Questa bellissima esperienza e gara di Rutti, poi t'ha fatto agilità, no? No, io non partecipavo, ma c'era prima questa gara, quindi nell'impiantone con i watt c'era gara di lunghezza, fantasia e potenza. Fantasia in che senso? Rutti parlati tipo? Che te fa diverse tonalità così che no, che faceva tipo nel mezzo del cammin di nostra vita. Bello. Dante la recitava, sì. Così. Io ricordo un mio compaesano, non posso dire il nome, ma ne vinse una a Mazzangrugno dicendo Highlander. Lui vinse la gara di fantasia, non posso dire il nome, ma lo saluto, lui se ci ascolta. Come no, lui lo sa chi è, Highlander. È diventato un Highlander. Eh sì. Bellissimo. Tra l'altro io e Checco siamo appassionati di TikTok Ruttarello. Magari, non so, gli è capita, insomma, lo salutiamo, Ruttarello. Ruttarello, se ci ascolti, dedicaci un Arlotto. Bellissimo. E dopo niente, una delle ultime che è successa con Alberto è stata uno degli ultimi l'ultimo spettacolo Acqua Viva Picena su una fortezza meravigliosa, dove Alberto era quello che curava tutta la parte tecnica, ha detto guarda noi vogliamo 600 persone, cioè se c'è, sì ci facciamo tutto, il vice sindaco ci mettiamo tutto, qui facciamo fuori street food, fuori al castello, e invece alla fine ci siamo trovati con la metà delle persone. Dovevamo chiamare i vicini al fuoco, gli abbiamo dovuto bundellare un castello, la gente gli abbiamo dovuto pugliare le sedie perché sennò cascava per terra, quello che voleva l'assicurazione se faceva le scale perché non c'era la ringhiera, quello che Alberto che soffriva dei vertigini, se poi io sotto non ci guardo vedi se bene sulla gente. Ho detto vabbè, io da solo non rio figlio. Dopo niente, alla fine i vicini al fuoco ha tappato dappertutto, non c'era più manco l'uscita d'emergenza, perché alla fine siamo rimasti chiusi a tappo là dentro, però quando guardavamo lo spettacolo, chi guardava lo spettacolo era stupendo, che se non ne fregava niente, come dei video c'era un cielo stellato meraviglioso, felice. E io mi ero scordato di portarmi la camicia e mi sono messo quello del presentatore che portava. Che non si lavava la luce della settimana prima. Mamma mia, sabbia d'acqua ramata del 76. Te lo giuro, sai quella che ti rimane dentro la botte quando il cacci che è venuta. Quell'odore d'acido, no? Non è vero comunque, scherziamo. No, dopo ci ho messo Axe Africa. Ha fatto contrasto. Però vabbè, è stato un bellissimo spettacolo, però pure lì c'è chi ci ha voluto male. Invece noi ricordo delle nostre disavventure una suonata a Monte Carlo. Allora la sera ci siamo voluti rovinare e siamo andati al casinò. Casinò che vedevamo quelli che cazzo parcheggiavano, uscivano dalla Ferrari e quelli parcheggiavano la Ferrari, dove ci abbiamo fatto anche noi col Ford il pulmino del 91 tutto scortigato. Siamo scesi e quello ce l'ha parcheggiato, ma lui ha fatto il gesto no, questi non li parcheggio, niente. Siamo entrati dentro, abbiamo cambiato i nostri 50 euro di fish, poche fish perché era 5 euro all'una. Vicino a un vecchietto che c'aveva le fiche da 500 euro. Io ricordo Thomas Bellezze, era un inverno del 2009. Thomas Bellezze vedeva che tutti mettevano la fiche sopra il numero, perché lì te non è che devi dire io punto sull'8. Tu metti la fiche e beh, aspetti. Qui paga 4 volte, te la metti lì e aspetti. Tutti zitti, non volare una mosca. Thomas fa, ma tanto come cazzo fa a sapere? Ha preso una fiche, e allora punto, Fantoziano si è girato intorno, tutti hanno detto, vabbè, punta, che cazzo me ne frega. E poi ha detto, scusa per curiosità, ma
come faccio io a vedere se ho vinto? E no, e lì se tu hai vinto, quello ti mette le fiche sopra, te le devi prendere. Ma se uno ruba, no, c'è le telecamere lì, c'è il tabellone lì. Lo abbiamo imparato e abbiamo giocato i nostri 50 euro, quindi... Poi avete vinto? E Thomas ha fatto, ha vinto una bella somma, spesa subito, quindi diciamo 8, dagli 8 ai 10 minuti eravamo già fuori. E da, cazzo, quello che ha perso è quello che ha vinto. Sì, scusi, chi ha fatto palo? Esatto, le scene sono queste. E niente, l'ultima invece che ci è successa, e questa la racconta Alberto perché è ancora traumatizzato, ma è ancora dal psicologo, è stato i carabinieri, che tutti gli pare che li abbiamo chiamati, ma potremmo chiamare i carabinieri e poi farci firmare il verbale. Non si è visto mai che un carabiniere si mette d'accordo a firmare il verbale sopra il cofano. In servizio, poi non è che dire, salutiamo intanto tutte le forze armate all'ascolto. Non è che Don Matteo, capito? Questa la racconta Alberto perché abbiamo fatto questo video pubblicità. Vabbè, siamo stati testimonial delle Terre del Tartufo, che è il nostro entroterra in provincia di Macerata, l'Unione Montana di Camerino, e in pratica l'evento tra questi 11 eventi, uno dei principali era al lago di Fiastra, bellissima cornice, i fuochi d'artificio che non ha potuto fare il sindaco quest'estate, non ho capito perché ruppiere i coglioni, però vabbè, insomma li faceva in quella serata lì, che è sabato scorso, e Riccardo c'ha questa idea, dice dai, facciamo una festa dove ce li animo a sparare i fuochi, in modo che facciamo vedere che ci stiamo a preparare. Trova una bolletta a ottobre che te ne li spari. Si trova con una scatola di Magnum, che io era 25 anni che non vedevo di Magnum, e una torta con i fischiotti. Dico, facciamo una prova, facciamo tutti di quello, dico quell'altro, pam, e spariamo. E si sentiva qualche cacchio e cominciava a fare una vecchia e faceva vieni qua. Però chiamava Luca. Siamo andati in una zona industriale abbastanza lontano dal centro abitato. Poi facciamo la seconda prova. Boom! Questa vecchia che gli certa già con le paralisi. Che faceva pure lei con le paralisi? Terzo jack, quello buono. Boom! A posto, fatto. Vai, arriva. Adesso facciamo la storia, quell'altra, la seconda storia. Con la torta, con i fischiotti. Aprimo. Non finiva mai. Abbiamo fatto gli orni. La batteria che avevi comprato. Tu dicevi un attimo Jabaria Baghdad, veramente. Dico, Alberto fa fare forte seriali i carabinieri, te lo giuro, l'ultimo fischiotto rilampeggiante con i carabinieri. E se gli aveva nell'occhio a panda, io guardavo. Ho detto Falugo, non è niente, non ci può di niente. Che cazzo, a Capodanno che fa? Li va via col pullman alla contra con tutti quelli che sparano, ma fortuna che uno dei due era fan, cioè perlomeno gli facevamo pena, non ho capito che ci ha voluto, che se era per quel ladro veramente per cacciare. Il ladro niente, ci ha voluto un libretto di giustificazione pure quando andiamo a scuola che non gli era bastata la patente. Scusate, io ho sentito Ada. Ada. Perché ti chiama Adalberto, vero? Mi chiama Ada perché il babbo di Riccardo si chiama Adalberto, che è il vero talento, cioè Riccardo è un di cui, è una protesi, perché cioè, altro che cinofibo Adalberto. E allora per con affetto mi chiama Ada, per cioè una sorta di sindrome, mi ci rivede il padre. Le cose di famiglia. Adesso, siccome l'ospite della settimana prossima poi è Ada? No, insomma c'è un titolo di un'opera. Abbiamo prima visto a tavola, siamo andati a cena prima, lo so che vedete il fisico scolpito, ma io mangio qualche volta, per quelle 10-20 volte al giorno. Questa è l'intolleranza per me. Ti ha fatto uno sfogo, per me le mate passa. C'è qualche intolleranza. Leggevamo che chi c'ha paura delle donne, della figa, com'era? Ginofobo come ciao Gino Ogigatore Ciclatore Antisecretore. L'esperto è ginecologo, quello imbaurito è cinofobo. Ginofobo perché avevamo letto una notizia che c'era uno che per paura delle donne aveva fatto un recinto di 4 metri. Per paura delle donne non vuole che era recintato. Quindi scrivete in tanti per chi è che c'ha paura dell'uomo, per sapere come si chiama, ecco. Androfobo.
Ragazzi, scriveteci chi vuole partecipare come... Ah, tu hai lanciato... Comunque, no, avevamo parlato dei carabinieri, prima volevo di una freddura, adesso che mi viene in mente. Vai, una frittura di pesce. Praticamente c'è un carabiniere, penso che, non lo so, qualche collega di quelli che va fermato, credo, che penso il giorno dopo che va fermato è andato in biblioteca, non so se la sapete questa, e gli ha detto a quella lì che stava in bottineria: per me un hamburger, patatine fritte e birra media. E quella gli fa: ma siamo in biblioteca. Ah, allora un hamburger. Cacca bottana, questa è bella. Oh. E quindi questa, che cazzo stendi, questa è bella. Basta, la puntata è finita. È simpatico l'esempio. No, però vabbè, volevamo omaggiare il doppiatore con questa, sì, questa canzone. Dato che siamo stati a cena, è bene ricordarla. Grazie, così. E ha pagato dubbing, ci teniamo tanto a dire. No, abbiamo fatto a metà, Poi dubbing. Però c'era un fan di Checco che ha detto: posso farmi una foto con te? È da piccolo che volevo fare una foto col doppiatore. Marchigiano, è stata bellissima questa. Non ci ha guardato mai, ha guardato sempre a Checco, che secondo loro è lui il doppiatore marchigiano, quindi seguite Checco dello zio Pecos. Posso farti una foto? E guardavo il pilastro. E come sono ubriacato per bene, come ho fatto non so, non era meglio bevesse un tè, ma che cazzo ne so. Con Ada e Riccardo quassù, se beve di più, yeah, 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 yeah. Ma che disperazione, mi pareva l'ocenone del Capodanno. So fatto un danno, mi pari un salame, quando pompi il verde rame su per la vigna, c'è vola tigna. Lo sai che tramfo, quando mangio li fagioli. Disperazione, invece da la recensione 4 metri perché ti piace la Ginotopia. Ginotopia. Ginofobia. No, quella è la cartina della... la ginotopia, cioè, è quella dove per cercare la fica. Gina Advisor. Sarebbe tipo Corriere Incontri. Gina. Ci abbiamo messo da mezzo i fagioli perché all'inizio avevamo detto: ma di che parliamo su questa puntata? Mangiamo i fagioli. Mi sono scordato dei fagioli di Spencer. Ma non me l'hai detto. Sono i fagioli di Spencer, ve lo giuro. Cioè, se volete levità quando dormite, è una cosa grossa. Vi svegliate la mattina che non tocchete nemmeno 20 cm sopra un materasso. Allora, l'avevo sentito dire anch'io. Costo? Non è alto? No. 3,50. Ho capito, ma delle 3,50 euro spari per 3 ore però. Come Magnum del 95. Se pensi che noi siamo andati in galera per 40 euro. Chi è andato in galera per 40 euro? No, Alberto aveva, come si dice, l'indulto, perché non aveva mai fermato nemmeno i vigili sotto casa. L'indulto, quindi... si chiama indulto, no? Invece io ho proprio un curriculum con i carabinieri allucinati, quindi guardavo sempre solo a me. Sei un veterano, lui incensurato, io fa la censura e io indultato. Indultato. Signori, grazie. La puntata sta finendo, Natale sta arrivando. A proposito, ci vediamo uno spettacolo Dubbing Market, Zio Pecos, il doppiatore marchigiano, 9 dicembre a Montelupone. Come lo chiamiamo sto Dorge come l'omele. Dorge come Dorge come l'omele. Dorge. Scusate. Mamma mia, io sto italiano proprio non lo sopporto più. Con la L di Roma. Vi salutiamo tutti, ringraziamo Pacianca Bistro per questo spazio, Radio Serena, mi raccomando, tutte le forze dell'ordine, il Presidente della Repubblica, la Regione Marche, il codo Jimi Hendrix Experience, tutti, i Clash, sempre i Clash, tutti belli leccati, tirleccati come i Clash. Un saluto grande anche al nostro regista che si è bioccato, non sa più con quale gomito poggiasse perché gli si è addormentate le ma. Ciao Gatto. Luca Gatto, doppiato dal doppiatore marchigiano, che da stasera sono io. Esatto. Sono stato irriconosciuto.
Ciao a tutti. Grazie, ragazzi. Ciao, grazie, grazie ragazzi. Viva l'invito. Ciao. Tremendi Podcast. Vi aspettiamo con la V dei vari. Ciao. Sono tremendi, sono tremendi, sono tremendi, sono tremendi illuminati. Sono tremendi, sono tremendi, sono tremendi, sono tremendi eccezionali. Tremendi raffinatissime.